La sciarpa è il campo alla battaglia che praticamente inizia la giostra, però è anche un richiamo a uno striscione fatto dai ragazzi della Curva Sud per caricare i nostri ragazzi in campo, no? Cento anni di storia dell'Arezzo Calcio, racchiusi in un anno, il 2023, in una pubblicazione e adesso rappresentati anche dalla Lancia d'Oro. Praticamente mi sono riallacciato un po' alle vecchie lance degli anni 30, le prime lance, che erano molto belle, aggraziate, delicate, gentili. A me piaceva proprio quel termine della gentilezza della lancia. Il legno è il legno di Tiglio, dove si adova prevalentemente nella scultura lignea. E quello non è che me lo invento io, ma pochi, e questo signor Vasari, che non è l'ultimo, o l'altro anche, che è un grande, che si chiama Michelangelo, nelle sue sculture e lignee prevalentemente, quasi sempre o sempre, adoperano il legno di Tiglio. Il trofeo sarà in palio domenica 3 settembre in occasione della 144esima giostra del Saracino. I quattro quartieri, Porta del Foro, Porta Crucifera, Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea, faranno davvero di tutto per portarla nella sede dei loro quartieri, perché questa lancia concilia due passioni, la giostra e l'Arezzo. Riuscire a coniugare due passioni, come ho detto prima, con degli elementi ben distinti tra di loro non era semplice. Alla fine qui si è dimostrata tutta il valore di Arezzo, anzi degli aretini verso Arezzo, perché dedicare la lancia all'Arezzo Calcio è un po', come diceva D'Andrea, unire il sacro e il profano. Quindi complimenti per questa dedica, e soprattutto per noi rappresenta un elemento di responsabilità nel momento in cui indosseremo quella maglia. Avrà sicuramente un peso ancora maggiore rispetto a quello attuale.